Da 2 giorni abbiamo un nuovo stato di emergenza e questa volta per i migranti. Leggo da Il Post. Il governo ha dichiarato uno stato di emergenza per i migranti. Durerà 6 mesi e su tutto il territorio nazionale. È stato introdotto per gestire i flussi in aumento. Martedì, quindi parliamo dell'11 aprile 2023, il governo di Giorgia Meloni ha dichiarato uno stato di emergenza di 6 mesi su tutto il territorio nazionale per gestire i flussi di migranti in arrivo dal Mar Mediterraneo. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha detto che la misura si è resa necessaria a seguito dell'aumento di sbarchi dell'ultimo periodo e al sovraffollamento dei centri di accoglienza, e ha aggiunto che è stata introdotta su richiesta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Poi qui ci spiega che lo stato di emergenza è un atto di tipo amministrativo che consente al governo di adottare ordinanze in deroga alle leggi vigenti per affrontare più efficacemente una situazione di emergenza. Si delibera quasi sempre per disastri naturali o altri tipi di emergenze o per pandemie, come fu per l'inizio della pandemia da coronavirus. Ma può riguardare anche problemi molto piccoli e locali, come un singolo tratto di autostrada in cui sono frequenti gli imbottigliamenti, ad esempio. L'ultimo stato di emergenza per i migranti era stato introdotto nel 2011 durante il 4° governo di Silvio Berlusconi. Lo stato di emergenza deliberato martedì prevede lo stanziamento straordinario di 5 milioni di euro da parte del governo, che verranno utilizzati principalmente per realizzare nuove strutture adeguate sia alle esigenze di accoglienza sia a quelle di riconoscimento e rimpatrio dei migranti che non hanno i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale. Si legge nel comunicato diffuso dal governo. Ci si riferisce qui ai centri di permanenza per i rimpatri, che sono i CPR, cioè i centri in cui vengono detenute le persone che non hanno un permesso di soggiorno valido per rimanere in Italia, in attesa di essere espulse. I CPR sono criticati da anni dalle associazioni che si occupano di diritti umani per le condizioni disumane e degradanti in cui vengono ospitati i detenuti. Già a marzo il governo aveva fatto sapere di volerne costruire uno in ogni regione. Oggi sono una decina. La procedura dello stato di emergenza prevede che il governo possa affidarsi a un commissario, come era stato per la pandemia, prima con Domenico Arcuri e poi con Francesco Paolo Figliuolo, il generale Figliuolo, che ha il compito di gestire direttamente i fondi messi a disposizione. Gestisce i soldi. Diversi giornali scrivono che nei prossimi giorni il governo potrebbe affidare questo ruolo a Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Al momento, comunque, non ci sono conferme al riguardo. Avete capito? Stato di emergenza perché stanno arrivando troppi migranti. E lo stato di emergenza, che è un atto amministrativo, permette di adottare ordinanze in deroga alle leggi vigenti, ok? In sostanza possono spendere tutti i soldi che vogliono. Ma sentiamo che cosa diceva Giorgia Meloni prima di essere eletta. Questi sono i problemi che interessano ai cittadini. La sicurezza, l'immigrazione, anche qui. Sicilia, terra in cui il tema dell'immigrazione si sente. Io rimango ferma sulla mia posizione. Blocco navale a largo delle coste della Libia. Apertura degli hotspot in Africa. Valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato. Distribuzione solo dei rifugiati nei 27 paesi dell'Unione Europea. La cosa che sentite a dire da tutti, perché in questa nazione tutti ripetono quello che hanno sentito dire da qualcun altro, non studia nessuno. Il blocco navale è un atto di guerra. Blocco navale non è necessariamente un atto di guerra. Puoi tranquillamente fare un blocco navale in accordo con le autorità libiche, che è quello che voglio fare io. Esattamente come l'Unione Europea si è messa d'accordo con la Turchia quando gli immigrati che arrivavano da est davano fastidio alla Germania della Merkel. È chiaro? Mentre l'Italia veniva abbandonata sul fronte mediterraneo. A partire dal tema del ponte su... Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.